Io credo che in generale in Europa e anche in Italia il palato dei consumatori stia diventando sempre più sofisticato, sempre più ricercato, quindi sa riconoscere i buoni aromi, sa riconoscere una buona tazza di caffè. C'è un interesse ad esplorare preparazioni diverse, quindi non solo l'espresso e il cappuccino che è già largamente esplorato, ma a riconoscere anche altre preparazioni, altri metodi di offrire il caffè. Come nel vino, anche nel caffè sappiamo che diventa sempre più interessante appunto scoprire le caratteristiche aromatiche, cimentarsi con degustazioni di monorigini sempre di più, e quindi la monorigine risulta molto interessante nella preparazione di caffè filtro perché dà molto rilievo a quelle che sono le componenti aromatiche dei singoli monorigini. Direi che altri punti a favore del caffè americano sono sicuramente il basso investimento, quindi sono macchinari relativamente economici, quindi comunque partiamo dai 600€, 500-600 euro in su per l'acquisto di una macchina professionale piccolina, quindi sicuramente il famoso return on investment è molto limitato sulle macchine da caffè filtro. Altra cosa interessante è il caffè filtro ci permette di soddisfare tutti quelli che sono le necessità di grandi volumi, grandi numeri, quindi tutto quello che è location con grandi volumi, necessità di una velocità di servizio, il caffè filtro si presta sicuramente di più rispetto a un espresso o un cappuccino. Perché? Perché i tempi di preparazione sono tra i 3 e i 5 minuti, però i tempi di servizio parliamo di 2-3 secondi per utilizzare i thermos. Quindi insomma è molto più rapido, molto più anche il risultato è garantito, diciamo, nell'arco del tempo, nel senso che la mano del barista incide meno. Il prodotto che andiamo ad offrire è sempre lo stesso se prepariamo la macchina e la ricetta come si deve, e quindi a prescindere dalla fascia oraria, dall'operatore che lavora sulla macchina, il risultato sarà sempre costante e sempre lo stesso.